La biblioteca si trova all'interno del campus Luigi Einaudi, situato lungo le sponde del fiume Dora, nell'area industriale ex Italgas. Progettato da Norman Foster, uno dei più importanti architetti britannici contemporanei, ed inaugurato nel settembre 2012, è stato inserito dalla CNN fra i 10 edifici universitari più spettacolari del mondo. Il campus ospita svariate installazioni artistiche contemporanee. La biblioteca è intitolata alla figura di Norberto Bobbio, filosofo del diritto e storico della cultura, professore di filosofia della politica presso l'Ateneo Torinese, nominato nel 1984 senatore a vita. La biblioteca occupa 10.000 dei 45.000 metri quadri del campus. Nasce dalla fusione delle collezioni di 5 biblioteche preesistenti ed è specializzata nei settori disciplinari del diritto, dell'economia, delle scienze politico-sociali e dell'antropologia. Per dimensioni, è la seconda biblioteca del Piemonte. Il suo patrimonio è costituito da più di 600.000 monografie, circa 18.000 testate di periodici. Consente l'accesso a più di 40.500 risorse elettroniche, periodici online, banche dati, ebook. Gli scaffali che ospitano i volumi coprirebbero in lunghezza il corrispettivo in altezza di 160 volte la mole antonelliana. Le collezioni sono disposte prevalentemente a scaffale aperto, ad eccezione del prezioso patrimonio di volumi antichi e rari, più di 28.700 libri antichi, cui si aggiungono 120.000 volumi rari e di pregio, conservati in particolari condizioni di sicurezza e climatizzazione. Fanno parte del patrimonio della biblioteca molti fondi personali di illustri intellettuali e figure di spicco nel panorama culturale e storico del secolo scorso. Il settore antichi e rari comprende anche 33 incunaboli, 3.000 cinquecentine ed un manoscritto giuridico del XIV secolo. La biblioteca allestisce mostre, organizza cicli di incontri con gli autori e visite guidate. Gli ampi spazi, l'architettura avveniristica e la posizione strategica hanno reso la biblioteca una location ideale per produzioni cinematografiche ed eventi.